L'hanno definita la rivoluzione silenziosa, quella che ha portato l'Islanda alla riappropriazione dei propri diritti. Sconfitti gli interessi economici di Inghilterra e Olanda e le pressioni dell'intero sistema finanziario internazionale. Gli islandesi hanno nazionalizzato le banche e avviato un processo di democrazia diretta e partecipata che ha portato a stilare una nuova Costituzione. Un'esplosione democratica che terrorizza i poteri economici e le banche di tutto il mondo, che porta con sé messaggi rivoluzionari di democrazia diretta, autodeterminazione finanziaria e annullamento del sistema del debito. L'Islanda è un'isola di sole 320.000 anime, il paese europeo meno popolato se si escludono i microstati e privo di esercito. Una città come Bari spalmata su un territorio vasto 100.000 km quadrati. 15 anni di crescita economica avevano fatto dell'Islanda uno dei paesi più ricchi del mondo, ma questa ricchezza poggiava sul modello di neoliberismo puro che ne aveva consentito il rapido sviluppo e che ben presto avrebbe presentato il conto. Nel 2003, tutte le banche del paese erano state privatizzate completamente. Da allora esse avevano fatto di tutto per attirare gli investimenti stranieri, adottando la tecnica dei conti online, che riducevano al minimo i costi di gestione e permettevano di applicare tassi di interesse piuttosto alti. Moltissimi stranieri, soprattutto inglesi e olandesi, vi avevano depositato i propri risparmi. Così, se da un lato crescevano gli investimenti, dall'altro aumentava il debito estero delle stesse banche. Nel 2003 era pari al 200% del PIL islandese, 4 anni dopo era arrivato al 900%. A dare il colpo definitivo ci pensò la crisi dei mercati finanziari del 2008. Le tre principali banche del paese, la Landsbanki, la Kaupthing e la Glitnir, caddero in fallimento e vennero nazionalizzate. Il crollo della corona sull'euro, che perse in breve l'85%, non fece che decuplicare l'entità del loro debito insoluto. Alla fine dell'anno il paese venne dichiarato in bancarotta. Il primo ministro conservatore, Geir Harde, alla guida della coalizione socialdemocratica che governava il paese, chiese l'aiuto del Fondo Monetario Internazionale, che accordò all'Islanda un prestito di 2 miliardi e 100 milioni di dollari, cui si aggiunsero altri 2 miliardi e mezzo da parte di alcuni paesi nordici. Intanto, le proteste e il malcontento della popolazione aumentavano. A gennaio un presidio prolungato davanti al Parlamento portò le dimissioni del governo. Nel frattempo, i potentati finanziari internazionali spingevano perché fossero adottate misure drastiche. Il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea proponevano allo Stato islandese di farsi carico del debito insoluto delle banche, spalmandolo sulla popolazione. Era l'unico modo, a detta loro, per riuscire a rimborsare i creditori, in particolar modo Olanda ed Inghilterra, che già si erano fatti carico di rimborsare i propri cittadini. Il nuovo governo, eletto con elezioni anticipate ad aprile 2009, era una coalizione di sinistra che, pur condannando il modello neoliberista fin lì prevalente, cedette da subito alle richieste della comunità economica internazionale. Con un'apposita manovra di salvataggio venne proposta la restituzione dei debiti attraverso il pagamento di 3 miliardi e mezzo di euro complessivi, suddivisi fra tutte le famiglie islandesi lungo un periodo di 15 anni e con un interesse del 5,5%. Si trattava di circa 100 euro al mese a persona che ogni cittadino della nazione avrebbe dovuto pagare per 15 anni. Un totale di 18.000 euro a testa per risarcire un debito contratto da un privato nei confronti di altri privati. Einar Már Guðmundsson, un romanziere islandese, ha affermato che quando avvenne il crack gli utili delle banche sono stati privatizzati, ma le perdite sono state nazionalizzate. Per i cittadini di Islanda era decisamente troppo. Fu qui che qualcosa si ruppe e qualcos'altro invece si riaggiustò. Si ruppe l'idea che il debito fosse un'entità sovrana, in nome della quale era sacrificabile un'intera nazione, che i cittadini dovessero pagare per gli errori commessi da un manipolo di banchieri e finanzieri. Si riaggiustò ad un tratto il rapporto con le istituzioni e di fronte alla protesta generalizzata decisero di stare finalmente dalla parte di coloro che erano tenuti a rappresentare. Accadde che il capo dello Stato, Olafur Ragnar Grimson, si rifiutò di ratificare la legge che faceva ricadere tutto il peso della crisi sulle spalle dei cittadini e indisse su richiesta di questi ultimi un referendum di modo che questi si potessero esprimere. La comunità internazionale aumentò allora la propria pressione sullo Stato islandese. Inghilterra e Olanda minacciarono pesanti ritorsioni, arrivando a paventare l'isolamento dell'Islanda.
I grandi banchieri di queste due nazioni usarono il loro potere per ricattare il popolo che si apprestava a votare. Nel caso in cui il referendum fosse passato, si diceva, verrà impedito ogni aiuto da parte del Fondo Monetario Internazionale. Bloccato il prestito precedentemente concesso, il governo inglese arrivò a dichiarare che avrebbe adottato contro l'Islanda le classiche misure antiterrorismo e congelamento dei conti in banca degli islandesi. Ci è stato detto che se rifiutiamo le condizioni saremo la Cuba del Nord, ha continuato Grimson nell'intervista, ma se accettiamo saremo l'Haiti del Nord. A marzo 2010 il referendum venne stravinto con il 93% delle preferenze da chi sosteneva che il debito non dovesse essere pagato dai cittadini. Le ritorsioni non si fecero attendere. Il Fondo Monetario Internazionale congelò istantaneamente il prestito concesso, ma la rivoluzione non si fermò. Nel frattempo, infatti, il governo, incalzato dalla folla inferocita, si era mosso per indagare sulle responsabilità civili e penali per il crollo finanziario. L'Interpol emise un ordine internazionale di arresto contro l'ex presidente della banca Coptind, Sigurdur Einarsson. Gli altri banchieri implicati nella vicenda abbandonarono in fretta l'Islanda. In questo clima concitato si decise di creare ex novo una costituzione islandese che sottraesse il paese allo strapotere dei banchieri internazionali e del denaro virtuale. Quella vecchia risaliva a quando il paese aveva ottenuto l'indipendenza dalla Danimarca ed era praticamente identica a quella danese, eccezion fatta per degli aggiustamenti marginali, come inserire la parola presidente al posto di re. Per la nuova carta si scelse un metodo innovativo. Venne eletta un'assemblea costituente composta da 25 cittadini scelti tramite regolari elezioni da una base di 522 che avevano presentato la candidatura. Per candidarsi era necessario essere maggiorenni, avere l'appoggio di almeno 30 persone ed essere liberi dalla tessera di un qualsiasi partito. Ma la vera novità è stato il modo in cui è stata redatta la Magna Carta. Io credo, ha detto Thorvaldur Jefferson, un membro del Consiglio Costituente, che questa sia la prima volta in cui una Costituzione viene abbozzata principalmente in Internet. Chiunque poteva seguire i progressi della Costituzione davanti ai propri occhi. Le riunioni del Consiglio erano trasmesse in streaming online. Chiunque poteva commentare le bozze e lanciare da casa le proprie proposte. Veniva per cui ribaltato il concetto per cui le basi di una nazione vanno poste in stanze buie segrete per mano di pochi saggi. La Costituzione scaturita da questo processo partecipato di democrazia diretta verrà sottoposta al vaglio del Parlamento immediatamente dopo le prossime elezioni. Ed eccoci così arrivati ad oggi. Con l'Islanda che si sta riprendendo dalla terribile crisi economica e lo sta facendo in modo del tutto opposto a quello che viene generalmente propagandato come inevitabile. Niente salvataggi da parte della Banca Centrale Europea o del Fondo Monetario Internazionale, niente cessione della propria sovranità a nazioni straniere, ma piuttosto un percorso di riappropriazione dei diritti e della partecipazione. Lo sappiano i cittadini greci, cui è stato detto che la svendita del settore pubblico era l'unica soluzione. Lo tengano a mente anche quelli portoghesi, spagnoli ed italiani. In Islanda è stato riaffermato un principio fondamentale. È la volontà del popolo sovrano a determinare le sorti di una nazione e questa deve prevalere su qualsiasi accordo o pretesa internazionale. Per questo nessuno racconta a gran voce la storia islandese. Cosa accadrebbe se lo scoprissero tutti?